Benvenuti a TeleCR1, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. In terza commissione consiliare è presentato il nuovo calendario venatorio 2018-2019 e discussa anche la mozione presentata dal consigliere regionale del Partito Democratico Carla Casciari, che prevede l'instaurazione di un sistema di filiera corta per valorizzare la carne ottenuta dall'attività di contenimento della specie cinghiale, arrivando a creare un marchio di qualità da promuovere sul mercato. L'assessore regionale Fernanda Cecchini ha illustrato ai membri della terza commissione presieduta da Attilio Solinas il nuovo calendario venatorio 2018-2019, che prevede un'intera giornata di preapertura domenica 2 settembre e un'altra mezza giornata, cioè fino alle ore 13, nella domenica successiva, il 9 settembre. Il 4 ottobre, San Francesco, vietato l'esercizio venatorio in tutto il comune di Assisi, per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi. La Regione si riserva la possibilità di sospendere la caccia in occasione di ondate di gelo che si prolunghino per più di 3 giorni consecutivi. La caccia al cinghiale viene consentita dal 6 ottobre al 6 gennaio 2019, esclusivamente nei giorni di giovedì, sabato e domenica, ma potranno essere predisposti interventi di contenimento anche nei giorni di settembre in cui è consentito il prelievo venatorio. Dovrà essere osservato silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. La Commissione ha discusso con l'assessore Cecchini anche la mozione presentata da Carla Casciari del Partito Democratico circa l'instaurazione di un sistema di filiera corta per valorizzare la carne ottenuta dall'attività di contenimento della specie cinghiale, arrivando a creare un marchio di qualità da promuovere sul mercato. Un'ipotesi che prevede la verifica degli animali e la lavorazione delle carni presso mattatoi specificamente autorizzati. L'assessore ha detto che per vendere la carne di cinghiale serve una filiera già attrezzata, oppure la riorganizzazione di tutto il sistema dei mattatoi. Se ne parlerà con i nuovi ambiti territoriali di caccia appena operativi e dopo una audizione che la Commissione svolgerà con le associazioni venatorie. Approvate in commissione riforme statutarie delle modifiche al regolamento sul funzionamento dei gruppi consiliari dell'Assemblea Legislativa. La Commissione speciale per le riforme statutarie, presieduta da Silvano Rometti, ha approvato all'unanimità un pacchetto di modifiche al regolamento interno dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, riguardanti il funzionamento dei gruppi consiliari, in particolare del gruppo misto, e l'agibilità istituzionale e politica dei consiglieri regionali. Le modifiche riguardano soprattutto il cambiamento di denominazione di un gruppo consiliare, la nomina e la sostituzione del capogruppo, la formazione e la denominazione delle diverse componenti politiche all'interno del gruppo misto e la loro partecipazione alla conferenza dei presidenti dei gruppi, l'applicazione del voto ponderato, le modalità di nomina del portavoce delle opposizioni. Inoltre la Commissione ha iniziato la discussione di una serie di modifiche più ampie allo Statuto della Regione e al regolamento dell'Assemblea che occuperanno i lavori delle prossime sedute. Il presidente Rometti, al termine della riunione, ha spiegato che con l'approvazione delle modifiche al regolamento interno approvate si conclude una prima fase dei lavori della Commissione che ha affrontato le questioni più urgenti. Da questo momento si entra in una nuova fase di rivisitazione organica dello Statuto e del regolamento per renderli più attuali, per consentire lavori più snelli e per essere più in linea con le nuove norme a livello nazionale. Presentata nella sede dell'Agicom a Roma, l'edizione 2018 del progetto TV di comunità che sul tema raccontare per ricostruire vede uniti 4 Corecom per supportare i territori colpiti dal sisma del 2016. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Agicom, e i Corecom di Umbria, Lazio e Marche Abruzzo, uniti per un unico comune obiettivo, supportare i territori colpiti dalla sisma del 2016. È stato Angelo Marcello Cardani, presidente Agicom, ad aprire nella sede romana dell'Autorità la presentazione del progetto TV di Comunità 2018, dal titolo Raccontare per ricostruire, promosso dal Corecom Umbria. Beh, io...
trovo molto importante questa iniziativa, non solo perché è il primo esempio, ma per l'obiettivo che ha. Il sisma che in varie riprese ha colpito queste regioni ha prodotto dei danni enormi, danni tremendi che non si risolvono con l'investimento di qualche soldo, ma si risolvono purtroppo negli anni e non possiamo lasciare il degrado colpire queste zone che sono così importanti e così vitali per il paese e per la cultura del paese. Il progetto, destinato ad emittenti televisive e radiofoniche locali, che potranno consultare il rispettivo bando regionale sul sito del proprio Corecom di riferimento, ha lo scopo di far sì che, attraverso la comunicazione delle varie iniziative territoriali sui più svariati temi, si possa contribuire alla valorizzazione delle zone colpite e al rilancio dell'economia. Nel corso della presentazione, i presidenti Corecom hanno più volte sostenuto come, attraverso la produzione di un messaggio positivo ed una comunicazione che parte dal basso, si possa realmente favorire la ricostruzione sotto ogni profilo delle aree colpite dal sisma del 2016, contribuendo al contempo a non far spegnere riflettori su quanto accaduto. L'Umbria si è fatta capofila di un progetto che viene allargato anche al Corecom dell'Abruzzo, del Lazio e delle Marche. L'obiettivo è chiaro: tenere alta l'attenzione sulla ricostruzione dei territori umbri, marchigiani, abruzzesi, laziali colpiti dal sisma, utilizzando che cosa? La comunicazione. Un messaggio anche questa volta, come era già emerso in maniera chiara nel 2017, che sia un messaggio positivo, perché a volte si può partire da un dramma per dare anche un buon messaggio. I temi sono sempre quelli dell'economia, della cultura, del turismo, dei legami sociali, e il progetto TV di comunità è rivolto alle emittenti radiofoniche e televisive, nel caso dell'Umbria ovviamente del nostro territorio. Presente il commissario Agicom Mario Morcellini, promotore dinanzi al Consiglio Agicom dell'iniziativa, che ha chiesto non solo di patrocinare, ma anche di sostenere il progetto dei quattro Corecom interessati. Ma sul terremoto non avremmo avuto giustificazioni di non esserci, perché il terremoto è una tale trasformazione imprevedibile delle relazioni sociali che compromettono anche la forza della comunicazione, sia quella di crisi, cioè quella che ama in questo paese insopportabilmente raccontare la disgrazia e le sventure, sia quella che in qualche modo riesce a trovare nella narrazione della vita quotidiana episodi che aprono il cuore alla speranza. Da questo punto di vista, l'impegno che noi assumiamo come Agicom nazionale, ma in piena intesa con i quattro Corecom, e io spero quattro Corecom più, anche altri in futuro possano aggregarsi, è quello di essere un luogo di elaborazione di una critica degli eccessi negativi della comunicazione e un luogo in cui valorizzare gli esempi positivi della comunicazione che funziona. Decine di studenti, fra quelli attivi su Pio School, piattaforma digitale di discussione, hanno partecipato al GA Day, General Assembly Day, simulando all'interno di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, il Parlamento Europeo dei Giovani. Si è svolto a Palazzo Cesaroni il GA Day, una simulazione del Parlamento Europeo dei Giovani, iniziativa organizzata dall'Assemblea Legislativa dell'Umbria con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo. L'evento è stato programmato in occasione della Festa dell'Europa, che celebra la pace e l'unità dell'Unione, e ha visto la partecipazione di 67 studenti delegati, selezionati tra 226 attivi su Peo School, la piattaforma digitale di discussione, che si sono confrontati su argomenti all'ordine del giorno dell'agenda europea. Gli studenti, suddivisi in 6 commissioni tematiche, hanno lavorato ad altrettante proposte di risoluzione, poi discusse e votate nel corso della seduta. I temi sui quali si è sviluppato il confronto dei giovani europarlamentari in erba hanno riguardato libertà d'espressione in un mercato unico digitale, l'Europa dei giovani, un'unione economica sostenibile, un Mediterraneo coeso, diritto alla vita e all'autodeterminazione, l'Europa 27 riunita in una sola voce. È un progetto
che senza dubbio è vincente, perché ogni anno ai laboratori si iscrivono più studenti e quest'anno poi la collaborazione grazie a Peo School, e questo grazie va alla Regione non solo per aver messo a disposizione questa piattaforma sulla quale studenti di tante scuole dell'Umbria hanno potuto dibattere a distanza, per l'appunto creando una delegazione che poi è diventata la commissione, sono diventate le commissioni di oggi in aula, ma anche appunto per averci ospitato, no, la Regione. Quindi questa sinergia tra la Regione, la scuola, il Parlamento Europeo dei Giovani ha reso possibile tutto questo. Questa esperienza della simulazione del Parlamento Europeo dei Giovani è molto stimolante per noi giovani, perché ci permette di avvicinarci alle tematiche che succedono nell'Europa e nel mondo attualmente, e di solito non abbiamo appunto queste opportunità, e tramite il PEG noi riusciamo anche a sviluppare una coscienza europea. Credo che la nostra generazione ormai guardi all'Europa con un occhio di speranza, pieno di sogni, di speranze, perché l'Europa possa diventare sempre di più una federazione, una realtà unica e unitaria, perché possa avere la giusta importanza e l'importanza che merita a livello mondiale. E l'esperienza che queste simulazioni del Parlamento Europeo ci lasciano è quella di una vera esperienza politica, una vera esperienza comunitaria, reale, basata sui fatti sui dati reali che andiamo ad analizzare. Sicuramente da questa esperienza usciamo molto più uniti, sia come gruppo scolastico, sia come anche idee. Abbiamo infatti lavorato molto sulle idee per un futuro migliore, per un futuro più unito, per l'Europa soprattutto. Abbiamo puntato al nostro futuro, al futuro dell'Europa, al futuro dei giovani che verranno dopo di noi. È molto interessante come questi ragazzi si stiano mettendo in gioco e con una lingua che non è la loro, ed è bellissimo soprattutto vivere questa esperienza, questa volta come chairperson invece che come delegato, e vedere i ragazzi di secondo liceo, terzo liceo così predisposti a una lingua che non è la loro e a trattare tematiche così importanti ci rende sicuramente pieni di gioia. La sessione plenaria è stata aperta dai saluti istituzionali. Il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, Marco Vinicio Guasticchi, ha sottolineato come quella dell'Unione Europea sia una realtà che deve far sentire orgoglioso chi ne fa parte. Ecco, sentirsi protagonisti di un processo di formazione di leggi, penso che porti il ragazzo che ne viene a contatto con questa realtà ad una valutazione dell'importanza della democrazia, dell'importanza delle istituzioni che molte volte vengono scambiate con l'attività politica partitica, con tutti gli elementi negativi che essa rappresenta, e quindi è una sorta di approfondimento culturale istituzionale che ci fa capire che la democrazia non è un elemento astratto e l'amministrazione delle istituzioni è un compito estremamente complesso e che poche persone purtroppo sono in grado di fare. E mentre l'europarlamentare Laura Agea ha ricordato che l'Europa ha bisogno di energie giovani e fresche, il vicepresidente del Parlamento Europeo, Fabio Massimo Castaldo, ha rimarcato come le difficoltà nella costruzione del progetto europeo si possono superare attraverso l'ambizione e la volontà di mettere insieme le energie positive. Fa estremamente piacere vedere tutto questo entusiasmo e questa volontà di capire il funzionamento di istituzioni che spesso non sono molto intellegibili al grande pubblico. Invece ho visto tanta attenzione, volontà di capirne di più e soprattutto di essere protagonisti. L'Unione Europea oggi vive un momento difficile, un momento di crisi, e se ne possiamo uscire da questa crisi solamente se c'è l'ambizione e la volontà di rilanciare il progetto sui temi che veramente rappresentano la priorità dei cittadini, dall'economia circolare, la transizione energetica, la lotta alle diseguaglianze, alla povertà, mettere di nuovo al centro un cuore sociale nel corpo dell'Unione. E con l'entusiasmo di questi ragazzi finalmente la voce di tanti cittadini europei forse può trovare un nuovo slancio e trovare orecchie più attente anche all'interno delle istituzioni europee.
Oltre al liceo Maiorana di Orvieto, che da vari anni sperimenta il GADEI in collaborazione con l'associazione PEG, Parlamento Europeo dei Giovani, ed è capofila del progetto, hanno partecipato al GADEI 2018 il liceo Pieralli e l'ITT Volta di Perugia, il liceo Angeloni, il liceo Tacito e l'ITT di Terni, l'IIS Battaglia di Norcia e il liceo di Acquapendente. Il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, Marco Squarta, ha annunciato una interrogazione sulle politiche sanitarie regionali riguardanti le patologie psichiatriche. Secondo Squarta, in Umbria mancano posti letto ospedalieri e personale, e questo nonostante i numeri preoccupanti indicati nell'ultimo rapporto sulla salute mentale dal Ministero della Salute, che indica in circa 20.000 gli umbri che nel 2016 si sono rivolti al pronto soccorso per questi problemi. Annunciata dai consiglieri regionali del Partito Democratico Carla Casciari e Gianfranco Chiacchieroni, una mozione per chiedere all'esecutivo di Palazzo Donini di sostenere gli imprenditori agricoli dell'Umbria del settore della corilicoltura, prevedendo strumenti efficaci volti a promuovere e valorizzare la qualità delle produzioni locali di nocciola. Per i due esponenti della maggioranza, in Umbria tale produzione potrebbe rappresentare una concreta opportunità di impresa, di riconversione e di valorizzazione di ampie zone del territorio agricolo regionale. I consiglieri regionali Maria Grazia Carbonari, Andrea Liberati del Movimento 5 Stelle e Attilio Solinas, gruppo misto, hanno presentato un'interrogazione alla Giunta affinché possa intervenire finanziariamente a sostegno della casa di riposo di Nocera Umbra, che ospita 10 anziani e sarebbe a rischio imminente di chiusura, dicono. Per i consiglieri firmatari, la Regione dovrebbe consentire la permanenza degli anziani nell'attuale residenza fino al termine della proroga di legge di 180 giorni, contribuendo intanto al completamento dell'iter per la realizzazione e attivazione di una residenza protetta. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive locali di tutta la regione ed è disponibile anche in rete sul sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa e naturalmente su YouTube. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.